Guzzino di Leo Leoni. In un angolo lontano del mare viveva una famiglia di pesciolini rossi. Solo uno era nero, come una cozza. Nuotava più veloce degli altri. Si chiamava Guzzino. Un brutto giorno, un grosso tonno, feroce e molto affamato, apparve tra le onde. In un solo boccone ingoiò tutti i pesciolini rossi. Solo Guzzino riuscì a fuggire. Nuotò lontano, era spaventato, si sentì solo e molto triste. Ma il mare era pieno di sorprese e a poco, nuotando fra una meraviglia e l'altra, Guizzino tornò a essere felice. Vide una medusa piena dei colori dell'arcobaleno. Una aragosta che si muoveva come una ruspa arrugginita. Pesci misteriosi che sembravano tirati da fili invisibili. Una foresta di alghe che crescevano da caramelle variopinte. Una murena così lunga che a volte si dimenticava la coda. E anemoni di mare che ondeggiavano come palme nel vento. Ed ecco che nell'ombra degli scogli e delle alghe scoprì una famiglia di pesciolini rossi, proprio come quelli del suo branco. Andiamo a nuotare nel sole e a vedere il mondo, disse felice. Non si può, risposero i pesciolini, i grandi tonni ci mangerebbero. Ma non si può vivere così nella paura, disse Guizzino, bisogna pure inventare qualcosa. Guizzino pensò, pensò a lungo. E improvvisamente disse: Ho trovato! Nuoteremo tutti insieme come il più grande pesce del mare. E spiegò come dovevano nuotare vicini l'uno all'altro, ognuno al suo posto. E quando ebbero imparato a nuotare insieme, Guizzino disse: Io sono l'occhio! E nuotarono nel grande freddo del mattino e nel sole di mezzogiorno, e uniti riuscirono a cacciare i grandi pesci.